Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, solita raccomandazione, iscrizione al canale, condivisione dello stesso con i vostri amici. Abbiamo qualcuno che ci sta dando una mano a crescere, per quello che vedete andare sulle le iscrizioni, e a tempo debito poi lo ringrazieremo. Allora, continua il ping pong intorno alla situazione societaria. Perché ping pong? Perché allora ieri sera, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato un tweet di Alessandro Giudice, giornalista, peraltro giornalista del Corriere dello Sport, dove dichiarava che aveva trovato notizie che Oaktree fosse in trattativa con un probabile acquirente. Il tweet è durato là di un moccolo, come si dice in toscano, cioè la durata di un dominio da processione, e poi è sparito. Molto probabilmente è stato creato ad arte per creare l'hype all'articolo che è uscito stamani, non a firma di Giudice, ma di un altro suo collega, sul Corriere dello Sport. Perché il ping pong? Perché allora, 3 giorni fa, Oaktree, no, finito il film. Ieri, Il Sole 24 Ore, Oaktree concede altro tempo a Zhang. Oggi, Oaktree al compratore. Allora, questi sono i 3 titoli. Poi, quando uno va a leggere l'articolo, e ve lo dico anche per conoscenza personale, che poi vi spiegherò, il titolo e le prime righe dell'articolo sono create ad hoc, per creare hype, cioè per farti leggere tutto l'articolo. Quindi, non fermatevi mai negli articoli al titolo e alle prime 2 righe, ma leggete tutto, perché allora, situazione China Construction Bank l'abbiamo trattata e non ci riguarda, perché non riguarda l'Inter, a parte il discorso moralità presidente. Quindi Oaktree non vuole rinnovare il finanziamento alla famiglia Zhang. Benissimo, questo è l'articolo di 3 giorni fa. Se andiamo a leggere l'articolo invece di ieri, del Sole 24 Ore, non c'è scritto da punte parti che Oaktree apre a una proroga. C'è scritto che qualora Zhang avesse, e Zhang vi intendo la famiglia, ragazzi, avesse un acquirente, con le garanzie prestate dal nuovo acquirente, darebbe più tempo per chiudere la trattativa. Questo per quale motivo? Per l'ovvio motivo che Oaktree non è interessata alla gestione dell'Inter e prenderebbe solamente in gestione l'Inter qualora scutesse il pegno, per non fargli perdere ulteriore valore e per rientrare dei soldini. Ora, detto questo, che è la base su cui si poggia l'articolo di ieri di Carlo Festa sul Sole 24 Ore, stamani esce fuori questo articolo dove pare che questo acquirente lo abbia trovato Oaktree e non la famiglia Zhang. Ora io dico, a noi tifosi interisti, che cazzo ce ne frega chi trova l'acquirente? Quello che ci interessa a noi, e parlo anche per me, Pier, che non siamo di quelli che Zhang si deve levare dalle palle. No, Zhang può permettersi di tenere l'Inter e avere quindi una continuità di risultati come quelli che abbiamo avuto dal 2020-21, senza dover stare ogni volta che apre il calciomercato col patema d'animo di dire chi venderemo per rimanere a quei livelli? La risposta, ragazzi, è no. Perché Zhang, qualora trovasse con una supercazzola il modo di rimborsare il finanziamento a Oaktree, e capite bene quando vi parlo di supercazzola, che secondo me è una cosa che non può fare, non avrebbe la disponibilità finanziaria ed economica per mantenere il brand Inter al valore che deve avere un'azienda come la nostra. Quindi svaluterebbe l'azienda, non gli conviene nemmeno a lui, ma quelli sono cazzi suoi, come la China Construction Bank. Quello che sicuramente non si può permettere Zhang è di dare stabilità all'Inter. Quindi secondo noi Zhang deve mollare, sì, perché non è più una proprietà che dà stabilità all'Inter. Arriverà qualcuno? Ce lo auguriamo, perché vogliamo vedere l'Inter che cresce. Come dicevo ieri in live, oltre a crescere l'Inter deve confermarsi in Europa, perché l'unico modo per aumentare i ricavi e quindi avere possibilità di avere giocatori con stipendi più alti, e non ce lo ha in Italia, ce l'è solamente in Europa. Ultima cosa, chiaramente una proprietà che quando può deve immettere capitali, fare aumenti di capitale, rendere il patrimonio attivo,
tenerlo attivo, coprire le perdite e intervenire magari se c'è da finanziare qualche operazione come l'acquisto di un giocatore. Quindi questo è il succo, ragazzi. Quindi Zhang, se può dare queste garanzie, per me potrebbe anche rimanere. Siccome non può, bisognerebbe facesse un passo indietro. E non mi rimangio quello che ho detto, dove vorrei vedere, dove avrei voluto vedere, non vorrei vedere, perché ci doveva già essere stato, il passo indietro una volta che la sentenza è stata ratificata sul territorio italiano. Potrò essere ottuso, potrò essere retro, però io, un presidente con una condanna sulle spalle, non lo vorrei in carica all'Inter. Tutto qui. Ci avviciniamo a Inter-Empoli. Saranno giorni abbastanza pesanti, quindi non so se domani riuscirò a fare un altro video. Quello che conta, ragazzi, è sempre un Forza Inter e sempre, come vi dico dal primo giorno che ho aperto il canale, usate la vostra testa. Anche nei nostri video, usate la testa. E se diciamo delle minchiate, ditecelo nei commenti e così magari interagiamo un po' di più. Vi chiudo con il solito sempre Forza Inter.